Io davvero non lo so perché tu, Longoni, devi sparare queste cazzate. Io davvero, 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 basta. Basta parlare di Cristiano Ronaldo. Io lo so che voi giornalisti non sapete adesso, siccome voi dovete sparare per forza 3 video al giorno per guadagnare i quattrini. Siete, non c'è il campionato, questa sosta, siete nel dramma più totale perché alla fine del Milan non ve ne fotte un cazzo, vi interessa di guadagnare i soldi, no? E dovete raccontare ste minchiate. Basta parlare di Cristiano Ronaldo, ho visto le informazioni che c'erano su Facebook di qua, perché dopo adesso, siccome anche Cristiano Ronaldo al Manchester racconta cagate, lui vuole andare via, vuole andare nelle squadre che giocava a Champions. Tac, spunta un'altra volta il Milan. Ma se un... Perché io non ne ho parlato? Non potevo buttare fuori clamoroso Cristiano Ronaldo al Milan. Perché? Perché se uno conosce minimamente le idee della società, non c'è Cristiano Ronaldo, giocatori giovani di prospettiva, ma soprattutto se non riusciamo a dare 6 milioni a Frankessi, se non riusciamo a dare 7 milioni a Rafa Leao. Ma voi pensate che Cristiano Ronaldo viene al Milan per 6-7 milioni? No, non penso che voi lo pensiate. Questo vuole ancora 15, 16, 20 milioni. E allora perché lo accostate tutte le volte? Se non per fottere la gente e per avere le visualizzazioni, likes. Basta Cristiano Ronaldo, non ne voglio sentire parlare. Non mi interessa, cioè, anche se uno sotto mi scrive: ti piacerebbe se però venisse Cristiano Ronaldo? Non ne voglio parlare. Non mi interessa perché è fantascienza. E perché non mi va di commentare l'incommentabile. Se poi un giorno arriverà Maldini a dire: stiamo provando a trattare per Cristiano Ronaldo, allora ne parliamo. Ma fino ad allora, basta, non, perché devi... Sotto anche, siete stati anche sotto a commentare. Cioè, se uno vi racconta una stronzata, siete più imbecilli voi che li commentate sotto, per me. Perché davvero, cioè, avete mai sentito Maldini parlare di Cristiano Ronaldo per caso? Gna! Sapete perché? È fantascienza! È fantascienza! Se n'è liberata la Juventus perché alla fine stava avendo un tracollo economico. Lo prendiamo noi. Se poi Cristiano Ronaldo dice: guarda, io pur di giocare nel Milan 4 milioni e vengo a stagione, allora il discorso cambia. Ma siccome so già che non lo farà, basta, raga, io basta, non voglio sentire parlare di Cristiano Ronaldo. Anche perché adesso parte tutto, ma voi pensate che, mi ha detto quello là, che io ti porto, lui dice: io ti porto 150 milioni per Rafa Leao, però tu mi prendi Cristiano Ronaldo. Che cazzo di trattativa? No, che cazzo di trattativa è? Cioè, tu portami 150 milioni, che coi soldi compro che cazzo ce ne ho voglia io. Non è che tipo, perché tanto 120 milioni, non ti dico, me lo posso portare qualsiasi. Quindi non rompermi il cazzo. Poi, è forte Cristiano Ronaldo? È un grande giocatore. Ma se va bene al Milan o meno, io non a oggi. Poi ve l'ho detto, se arriva Maldini, allora è un altro discorso. Ne possiamo parlare, ma adesso io non ne parlo. Sempre forza mia, iscrivetevi al canale. Sono tutte fake news per arricchire questa gente.